Consigliere Borrelli, l'ingegnere dell'ANAS assicura tempi brevi, lavori di notte, turni notturni. L'assessore Clemente anche garantisce, insomma, controlli da parte del comune. Il vostro, a questo punto, la vostra posizione? Beh, speriamo che avvenga davvero, perché fino ad oggi sono stati fatti 5 volte annunci di inizio di lavori. Questa è la prima volta che effettivamente all'annuncio segue veramente l'apertura del cantiere, perché a Napoli siamo abituati purtroppo spesso a vedere che iniziano dei cantieri e poi non si chiudono più. Noi controlleremo con un nostro presidio costante e continuo che si lavori giorno e notte. Se lavoreranno giorno e notte ce ne accorgeremo, statene certi. C'è un controllo, una vigilanza civica che è fondamentale per la ricrescita di questa città, che non può accettare che avvengano di nuovo cose del genere. Chiudere un asse viario per 10 mesi e sarà riaperto dopo oltre un anno è inaccettabile, è mala amministrazione e non deve ripetersi. Doveva iniziare tutto molto prima, doveva essere pronto proprio in questo periodo, invece si arriverà a dicembre. Beh, il primo annuncio fu fatto che si apriva a dicembre, sempre lavorando giorno e notte, poi fu detto a marzo. Voglio ricordare a tutti che fu anche sbeffeggiato un giornalista del Mattino, Paolo Barbuto, che mise in dubbio perché aveva fatto una serie di verifiche, fu smentito pubblicamente dicendo che prima dell'estate assolutamente la galleria sarebbe stata aperta. E invece non è successo. Durante l'estate iniziano questi lavori. Speriamo che sia la volta buona e che durino effettivamente 4 mesi. Grazie mille.